Ciao ragazzi, che ne dite? Uno spettacolo, Il DJI FPV, uno spettacolo, guardate qua, è incredibile. Allora, questo è il nuovo arrivato nella scuderia Drone Generation. In realtà è quasi 2 o 3 settimane che mi è arrivato questo drone in FPV. È spettacolare nel vero senso della parola. Ho già fatto 2 giorni di prove. Secondo me è più questo per me che l'altro, quello tradizionale, i droni tradizionali in generale, il Phantom, il Mavic e roba varia. Oggi siamo in partenza e andremo a fare un volo ai piedi di un monte abbastanza molto alto, è uno dei monti più alti della comunità valenziana. Qui abbiamo tutta l'attrezzatura, come vedete. Abbiamo il drone, la FPV, abbiamo gli occhiali, il radiocomando e in più, se me lo consentite, anche questo gioiellino, il comando di movimento, controller di movimento. Qui abbiamo l'accelerazione, tutto quanto. Questo non l'ho ancora provato, devo essere sincero, ma secondo me è una figata vera e propria. Questo è un accessorio che va comprato a parte rispetto agli altri accessori che già ci sono nell'acquisto del drone. Ora noi partiamo, qui abbiamo il quad, fra poco vedrete anche nel video il viaggio per arrivare alla località di decollo. Allora, ora noi da fare un volo in FPV. Andiamo in una zona dove siamo già stati diverse volte. L'audio non si sentirà molto bene perché il microfono non l'ho voluto mettere dentro il casco, quindi il microfono dentro la bianca. Vediamo come registra, magari per una prossima volta farò delle modifiche, cioè farò come ho sempre fatto, insomma. Hola, piloti! Allora, come sempre, benvenuti o bentornati nel canale. Oggi c'è un nuovo arrivato nella famiglia Drone Generation, il DJI FPV. Oggi mi appresterò a fare dei voli qua, nel mezzo al verde. Allora vi faccio vedere un attimo tutto qua. Qui è uno spazio completamente verde. E mi divertirò, insomma, a vedere queste zone. È già una zona, praticamente già una zona dove io ho fatto dei voli, però cercherò di farli con questo magnifico drone perché ha una velocità, insomma, abbastanza considerevole. Questo qui andrà a far parte della playlist dei video in FPV e quindi ora casco praticamente. E quindi tutto è pronto, io direi di partire e fare questo video. Qui è una zona magnifica, lassù c'è il monte, c'è uno dei monti più alti della zona valenziana praticamente. E è abbastanza divertente volare qua, non si dà noia a nessuno, non c'è nulla, non c'è assolutamente niente. E io proverei subito ad andare
nella sezione del volo stesso, no? Nel senso, mi posto qui o qui, ora non so dove andrà a finire. Se non aveste visto l'anteprima, ve la posto in maniera che potrete vederla. E un'altra cosa che vi raccomando è andare a vedere i voli in FPV, perché questo farà parte non solo dei voli in DJI FPV, ma farà parte anche della combinazione vincente moto drone oppure quad drone. In questo caso oggi sono venuto col quad, e oppure auto drone, no? Quindi abbiamo due serie di voli in combinazione, insomma. Ci riprendiamo. Giriamo. Eccoci qua. Voglio vedere se è modalità sport. Modalità sport. E partiamo. Ok. Partiamo subito. Facciamo un po' di voli a bassa quota. Come avete visto, prende subito gli ostacoli. Devo capire come si fa a levare il discorso degli ostacoli. Vedete, è molto accelerata la cosa. Vedete? Una goduria proprio, nel senso. Devo però arrivare a capire come si levano gli ostacoli. Chiaramente manca un po' di segnale. Alziamo. Cioè, perché ecco, perché mancava il segnale per via del... sì, esatto. Allora, io ho cominciato, ma praticamente siamo già al 75% di batteria, una cosa pazzesca, gamba qua posizionata male.
In questo volo non ho voluto levare le, come si chiama? Non ho voluto levare il detettamento degli ostacoli, perché a mio avviso nei primi voli bisogna essere molto cauti. Sto molto male qua, molto molto male. Ok. Ho dovuto interrompere un attimo perché ci stavo molto male seduto così. Siamo già al 64-63% di batteria. Sfuriamo questo, ecco qua, andiamo indietro abbassandosi. Non bisogna mai affidarsi ai detettori degli ostacoli, perché sicuramente a volte non frenano del tutto, per cui bisogna cercare in qualche maniera di, quindi mi fa stare un pochino troppo lontano, però per questo volo va benissimo. C'è un po' di vento, purtroppo questo non è buono. Sono qui, ecco che torno giù. Se non avessi la detenzione degli ostacoli sarebbe una ganzata. Vado qua, se no perdo il segnale, perché questo monte mi copre. Siamo al 51-50% di batteria, quasi. Siamo un po', ha detettato, vedete? Non vuole storie. Come lo detetta lui, non torna indietro, poco ma sicuro. Vedete? Sì. Siamo al 44% di batteria. Questo veramente è una bomba. Ragazzi, dà delle soddisfazioni questo. Sì. E ora lo riportiamo a casa. Devo capire quanto
Siamo al 38%. Alziamo. Accidente, ci sono già le mosche. Non parlo molto perché questo veramente è... Ecco. Direi di andare a riprenderlo. Ecco qua, 33%, siamo a posto. Divertentissimo, non so cosa dire, non ho parole. L'unica cosa è che con questo volo non ho voluto disabilitare i sensori di ostacolo e quindi quando mi avvicinavo troppo alla montagna praticamente mi frenava. Questo è il discorso, ma dai prossimi voli credo che lo metterò in senza sensori, con i sensori disabilitati, e io mi sono divertito un mondo, ragazzi, non so voi, però è divertente, veramente divertente. E che dire, non so, qui con tutto questo verde è sensazionale. Mi posso immaginare magari quando andrò a riprendere, non so, delle cascate o dei monti rocciosi così che scendi giù al volo. È veramente impressionante. È veramente un drone degno della razza FPV. Io lo mando in modalità sport e poi magari un giorno, quando avrò un po' più di esperienza, lo potrò mandare anche in modalità manuale, insomma, ma quello si guarderà, è un altro giorno. Amici miei carissimi, io vi do un grande saluto, vi raccomando di vedere questo video e se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi. Se vi iscrivete siete benvenuti. Io sapete, l'iscrizione dà coraggio a continuare, ecco, questa è la mia sensazione. Però io, a me piace, lo faccio per hobby, per cui tutto va bene. Non mi dilungo più, vi saluto, un abbraccio da Drone Generation e alla prossima sul canale. Ciao!